Certo, metti la mano così come me, bravo, alza l'indice, quello è il pollice, Augusto. L'indice, pure l'altro indice, e mettili in questa posizione, rimani così per 40 minuti, non ti muovere. Benissimo, allora pensiamo per misurare i riflessi di Augusto, ok? Augusto, quello che ti farò è molto semplice, ogni volta toglierò un pezzetto di carta, le farò una piccola pallina e dovrai indovinare in quale mano è. È incredibile. Allora andiamo avanti perché Augusto potrebbe pensare che uso la manica, allora mi tiro su la manica destra, ok? Augusto, te lo rifaccio molto lentamente, anni e anni per imparare questo trucco. Dov'è? Bravo, però perché ha seguito, è stato attento. Seguilo adesso Augusto, è molto difficile, incrocio le mani. Vai. È incredibile. Non c'è, mi alzo anche l'altra manica. Leve di pedalini, neanche il pubblico da quell'angolazione riesce a capire, no, senza manica la cosa è molto più difficile. Ok Augusto, seguila sempre, La pallina è nella mano destra. Dov'è? È sotto. Vedi? 1, 2, 3. Sì, c'è. Guarda la spalla. Eccolo, andiamo avanti. Scusa, posso dire, visto da qua questo gioco fa cagare. Perché infatti stiamo facendo. Guarda, quando vai a posto non spiegano comunque. Avete visto la faccia di Augusto? Prima è cominciato, era così, poi dopo. Vai Augusto, vieni qua, vedi, te lo faccio con tutto il rotolo di carta igienica, c'è ancora questo sopra, però te l'avevo attaccato prima. Accomodi, sei seduto così, te lo faccio con l'intero rotolo, così riesci a capire. 1, 2, 3, Augusto, girati, guarda dietro, eccolo lì, guarda, tutto lì sta. Allora, rimani però, questo qui era un test per vedere il grado di attenzione del nostro Augusto. E è riuscito così. Benissimo. Sì, non è stato proprio attento. Allora Augusto, dovrei avere con me un mazzo di carte, ok? Però prima... Aspetta. Pennarello, scusa, ti dirò un attimo Augusto. Giochiamo con le carte. Preferisci giocare con le carte da poker? O preferisci giocare con le carte da scopa? Usiamo quelle da poker che è meglio, quelle da scopa non le so mescolare? Bene, usiamo quelle da poker allora. Allora, l'esperimento è molto molto semplice. Penso che lui ti risponde. 52 carte, signore, diverse una dall'altra. Vuoi mescolarle? No? Benissimo. Allora, tra queste carte c'è una che colpisce la tua attenzione. E se realmente ci fosse, dovrai prenderla. Ah, no, pensano che te l'ho data io. Vai a casa e prendi quella che vuoi te davvero. Prendila una a caso dal mezzo. Bravo. Augusto, quella sarà la tua carta porta fortuna. Dovrai firmare la carta con il pennarello sulla faccia. Non la faccia tua, come l'altra sera. Sulla faccia della carta, ok? Ma prima, pennarello entra in me. Pennarello entra in me. Entra in me. È entrato. È uscito. Ma... Prego, Augusto, poggiati pure sulla mia giacca e metti il tuo nome sulla carta. Vai. Ma sì, capì, lui ti sta a firmare la cosa col pennarello che è uscito da lì. Hai firmato? Igienico. Sì? Bene, metti anche l'orario di adesso, anche l'orario, se no pensano che ci sia un'altra carta uguale con la tua firma. Mezzanotte, poi... mezzanotte. Se fai dei cognomi cavalli, firma pure la giacca. Okay. Ok? Augusto ha firmato la carta ed è l'unica al mondo col suo nome. Non posso cambiarla o sostituirla. Augusto, memorizzala, te la ricordi? Sì? Già il primo miracolo della serata. No! Lascia pure la carta sul mazzo, carissimo Augusto. C'è la tua firma. Hai firmata bene? Leggibile. Tra 7 giorni avrai un set di enciclopedie da 500 euro a casa. Grazie alla tua firma. Ma prima, Augusto, dobbiamo trovare questa carta. Mi alzo le maniche. Perché in questo esperimento non andrò a trovare la carta che Augusto ha scelto, ma andrò a trovare la carta che Augusto non ha scelto. È più facile, sono tutte le altre, no? Allora Augusto, per trovare la tua carta è molto molto facile. Dovrò fare solo così. Si è visto? Sì. Una sola carta è arrivata in tasca. Una carta rossa. Sì. Una sola carta è arrivata in tasca. Una carta di cuore. Bene, che carta era? Il 5. È pazzesco, perché la carta che c'è in tasca è proprio il 5.
firmato. Eccolo qua. Allora, questo qua però lo spiego. Allora, come fa la carta che ha scelto Augusto dal mazzo a finire in tasca con la sua firma, che è proprio quella? È un movimento veloce che l'occhio umano non percepisce. Quando Augusto ha messo la carta nel mazzo, io ho fatto così. La carta, non so se l'hai vista, è volata dal mazzo, è andata laggiù, ha sbattuto sulla porta là, è tornata indietro, io ho visto che era il 5 con la firma e si è inserito nella tasca. Quando racconto questa storia nessuno mi crede. Grazie, usi droghe? Guarda, te lo rifaccio, la rimetto in mezzo, la spingo dentro, come faccio così? Sbatti in fondo, torna indietro, vedi? E se rimetto la mano in tasca, ci rista un'altra volta, con la firma! Prendilo, Augusto. Però lo so che Augusto... Sei scettico? Sì, io gemelli, che mese? E sta pensando che io sia in realtà abile con le mani e quindi faccio finta di metterla e la metto in tasca. Quindi stavolta sarà Augusto a mettere la carta nel mazzo. Sì. Davvero? È la tua, c'è la tua firma, la riconosci? Guardate, signori, tengo le mani lontane dalla tasca, eppure. Augusto, mettiti la mano in tasca. La mia. Quella tira fuori? C'è? Rimettila dentro? C'è? No, c'è la tira da fuori, prendila, prendila. No, che carta era? 5 di cuori, fai vedere. Giro. Grazie per la fiducia, Augusto. No, aspetta. Scusate, ha sbagliato lui, fagliela vedere che carta è. Sì, no, quella. Non è la regina, Augusto. Aspetta un attimo, reggi un attimo. Hai sbagliato, reggi un attimo, scusa. Aspetta, reggi ancora. È successo che tutto il mazzo è andato a finire in tasca. Sì. Una però è rimasta in mano. Il 5, rosso di cuore di Augusto. Grazie Augusto. Questa te la regalo, è un souvenir per te. L'applauso per Augusto. Ciao caro. Buonasera. Ciao. Grazie Augusto. Marco, io sì. Dico a tre e a te sparirò. Sì, proviamo. Uno, domani due, e tre.